con il rettore Aurelio Tommasetti oggi al Mercato San Severino in occasione della presentazione del libro su Gaetano Salvemini. Rettore, è un evento importante anche patrocinato dal nostro Ateneo. Sì, la possibilità di poter discutere di un grande uomo che si è fatto da solo, è diventato un docente importante, che è stato per le sue lotte antifasciste, è stato costretto a dover andare fuori dal paese e dopo aver conseguito il titolo di professore ordinario a Firenze, rientrato poi nel paese, ha ricominciato da dove aveva lasciato. Un impegno come storico, come economista, come politico, una grande eredità che viene oggi riconosciuta, e quindi occasioni come queste che contribuiscono al dibattito, a mantenere vivo il pensiero di chi aveva una visione del meridione, da meridionalista convinto, ma allo stesso tempo aveva anche una visione autonoma, propria, della soluzione, della ricetta per risolvere i guai del meridione. E sicuramente è un'occasione di poterne discutere con una presentazione di un libro, è sempre un'occasione opportuna, anche perché se si ripercorre la storia e gli scritti di Salvemini, quello che se ne coglie è sicuramente l'originalità, ma allo stesso tempo, ahimè, anche l'attualità, perché molte delle domande che si poneva allora non hanno trovato ancora risposta, e quindi credo che valga sempre la pena, un autore che valga sempre la pena di investigare. Con Marcello Sorgi, editorialista e scrittore, oggi nel corso della presentazione del testo su Gaetano Salvemini è emerso anche, oltre lo spessore culturale e politico di questo personaggio, la profonda, potremmo dire, contemporaneità delle sue riflessioni. E forse questo anche un po' il senso di scrivere un testo di questo tipo? Sì, ma intanto io sono stato contento di avere l'occasione, venendo qui per presentare il bel libro di Giovanni Nigro, di visitare l'università, ho aperto il mio intervento dicendo che Salvemini sarebbe stato contento di vedere una grande università in un territorio come questo del sud, no, perché uno dei suoi punti fermi era che il potere di uno Stato semi-autoritario, poi diventato dittatoriale con il fascismo, si esercitava soprattutto privando il sud di istruzione, e questo è un aspetto molto interessante della sua biografia. Poi io penso una cosa, quelle di Salvemini erano idee di minoranza, e quindi l'attualità di Salvemini sta nel coraggio di affermare delle idee di minoranza, cioè spesso le idee di minoranza si affermano molto più delle versioni ufficiali, delle idee della maggioranza, insieme, delle idee più ovvie, no? Cioè difendere una cultura di minoranza è una cosa molto importante, e questa secondo me è la vera lezione che Salvemini ci ha lasciato.